Unicornini, bentornati sul canale! Oggi arriviamo con una nuova puntata dedicata alla festa della mamma con questa buonissima Victoria Sponge. Quindi ampliamo la nostra rubrica dedicata alle torte inglesi con davvero un classico. Famosissima in Inghilterra, la Victoria Sponge è la torta della domenica, quella da portare ad un barbecue all'aperto con gli amici. Ma prima di cominciare, come sempre... Esatto! Sigla! Ricetta e poi ti racconto qualcos'altro. Per questa ricetta si pesano gli ingredienti in base al peso delle uova. Qui ho 4 uova medie per un totale di 200 grammi. Da qui ovviamente ci serviranno queste quantità per 2 teglie. Allora, qui ho 200 grammi di uova medie, 200 grammi di burro morbido a temperatura ambiente, 200 grammi di zucchero preferibilmente super fino, 200 g di farina 00. Poi avremo anche un pizzico di sale e una bustina di lievito per dolci e un filo di latte, ma adesso vediamo tutto il resto. Allora, l'importante è che i 4 ingredienti principali pesino uguale: uova, farina, burro e zucchero. Iniziamo. Mettiamo in planetaria lo zucchero, il burro morbido. Per questa ricetta dobbiamo usare la foglia. Usando la foglia monteremo nel modo corretto, senza montare eccessivamente. Lo rendiamo bianco e spumoso. Parto piano e man mano che viene inglobato il burro aumento la velocità. Perfetto! Come vedi è chiaro e spumoso. Ora porto giù tutto, così aiuto la planetaria. Sbatto le uova, ovviamente posso farlo anche mentre la macchina stava andando in quei minuti, così ottimizzo i tempi. Aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia, riaziono la macchina e faccio inglobare man mano le uova. Lo farò a step, metto una parte, faccio montare e man mano aggiungo il resto. È normale che il composto sia un po' granuloso, non ti preoccupare. Adesso setacciamo all'interno la farina. Con il lievito, il sale. Setaccio. Mescolo velocemente. Ho mescolato tipo 30 secondi. Ora aggiungo 2 cucchiai di latte, preferibilmente tiepido, sono circa 30 ml. Faccio inglobare e basta. Fatto inglobare per 10 secondi. Allora, porto giù tutto, mi assicuro che sia inglobato soprattutto nella parte centrale e basta. Ora, qui ho 2 teglie già precedentemente infarinate e imburrate da 20 cm di diametro. Vado a mettere l'impasto perfettamente a metà nelle due teglie. Per essere sicuro che hai misurato nel modo corretto i 2 impasti, puoi benissimo pesare le 2 teglie. Devono avere lo stesso peso, ovviamente. Se una ne ha di più, sposti un po' di impasto nell'altra teglia. Spatolina a gomito, piccola, e rendiamo tutto omogeneo.
Intanto io a inizio preparazione ho preriscaldato il forno a 170 gradi in modalità statica. Perfetto, andiamo in forno per circa 25 minuti. Eccoci qua. Lasciamo raffreddare completamente prima di passare alla farcitura. Io adesso le lascio qua senza toccarle per circa 20 minuti e poi le trasferisco direttamente sulla griglia, così raffreddano più velocemente e nel modo ottimale. Ora le basi hanno completamente raffreddato, le ho tolte dalla teglia, adesso mi preparo la panna e le fragole. Versiamo 250 g di panna ben fredda di frigorifero, senza zucchero, quella del banco frigo. E poi aggiungiamo 25 g di zucchero, preferibilmente extra fino, altrimenti quello normale. Dobbiamo montare la panna senza esagerare, ora ti faccio vedere come e fino a quanto. Ci siamo quasi, comincia a addensare, fra poco ci fermiamo, questa sta montando da un minutino. Poco di più. Io oggi non lo faccio, ma ti consiglio vivamente di aggiungere uno strato di marmellata di fragole. Magari mettilo sotto prima di spalmare la panna, lasciando un paio di centimetri di spazio dal bordo, così quando metti poi tutto il resto non fuoriesce. Distribuiamo le fragole tagliate a metà, te ne serviranno circa 500 grammi, le più grandi le puoi tagliare anche in tre. Salvane 3 o 4 per fare la decorazione in superficie. Metto un altro po' di panna sopra. Spolveriamo con zucchero a velo. E la nostra Victoria Sponge potrebbe già essere pronta così, ma le diamo un tocco decorativo in più, così la rendiamo un po' più festiva. Solo su un lato adesso vado a mettere un pochettino di fragole tagliate, in modo irregolare, ma quello che voglio fare è una mezza luna, andando coi pezzetti più piccoli qua a concludere. Ultimo tocco, se hai delle foglie di menta, o io metterò delle fogliolette piccole di basilico per dare dei punti luce colorati e verdi. Se le fragole avevano una bella parte verde, avresti potuto anche lasciare direttamente quella. Ed eccola qui, lasciala in frigorifero per qualche ora in modo che si assesti e poi è pronta per essere servita. Toglila dal frigorifero circa 20-30 minuti prima di servirla. Mi raccomando, non cuocerla troppo, altrimenti si secca. Considera che è una torta che va fatta e mangiata preferibilmente in giornata. Ed ecco qui la nostra Victoria Sponge. Se passavi di qui per caso, non perdere l'occasione per iscriverti al canale, fallo subito, qui trovi il pulsante, attiva anche la campanella per non perdere le notifiche. Fammi sapere ovviamente cosa ne pensi, lasciami un commento e un mi piace. E basta, ti aspetto anche sui social per un saluto quotidiano e per ricordarti un po' che tipo di materiale c'è qui sul canale e sul blog. Non ti dimenticare che nel box sotto al video, qui sotto vedi un triangolino che punta verso il giù, premilo, ti si apre una finestrella dove ti lascio sempre tantissime informazioni interessanti e utili, quindi fai riferimento anche a questo, non mi resta che salutarti, ti mando un enorme abbraccio, ci vediamo presto, ciao!